Cioè, signori, sentite il sound? No, scusate se sto qui a sottolinearvelo, signori miei, ben ritrovati. Siamo verso il finale, stavolta per davvero. E come abbiamo detto, dobbiamo dare un'arma un po' più significativa al nostro Claudio. Non certo la lama di Mitrila, anche se non è male. Io gli darei la spada Potens, che è comunque più potente. Anche se la dissetrice fa un danno che è pazzesco, però. Minchia la gemella. È veramente brutta, però. È veramente brutta. Cioè, non è brutta. Molto fantasy, molto. Spada Potens è una merda, però. Ma vaffanculo alle robe vecchie, dai. Vediamoci la lama di Mitril, che è esteticamente anche bella. Non fa un gran danno, però le magie sono molto più potenti. Vattene a cagare, dai. Stiamo così. E chi se ne frega, signori miei. Ci abbiamo il Sefirotto, gli diamo un'occhiata. Volentieri. Chiudi il menu e inizia la battaglia. Ho solo il fuoco. Ho solo il fuoco. Solo il fuoco. Ardente con la spada. Energetica con l'estensiva. Che però per il momento sono da solo. Ma non andrei a forzare troppo la mano, perché magari potrebbe non essere uno scontro in solitaria. Almeno potrebbe iniziare così. Però se vuole riprendere il classico, noi la parte, diciamo, a squadre addirittura, o comunque con tutto il team, l'abbiamo già fatta. Che sia un uno contro uno. Probabile. Probabile. Tolgo la ricaricante. Tolgo la ricaricante e mi metto. Potrei mettermi una folgore. Mi prendo la folgore di Aerith. Materia che rendi resistente alle alterazioni della materia associata. Io così dovrei essere anche pseudo-immune dal. No, perché comunque o al veleno o al tempo distruttiva. No, sono quelle di status. Beh, vabbè, chi se ne frega, messa qua non serve un cazzo. Potrei togliere anche l'immunizzante allora. Togli l'immunizzante e ci metti un'altra vitale. Ce l'ho un'altra vitale, vero? Porca puttana, sono stato tirchio. Le ho comprate. Mi metto un'arcana che ho sempre bisogno di PM. Porca puttana. Me lo devi inquadrare però. Madonna. Merda. Come, Cloud. Come, baby, come. Toh. Questa l'hai sentita, zio? In Iraq un po' più veloce. Need a light, Sephiroth? Mi sembra un po' impomato. Orco il cazzo, scusa, non lo dico più. Ah, ho tolto la ricarica. Vabbè. Bravo! Stremalo! Lo stiamo stremando! Dai, dai, dai! Yes!
Well, well. Calling Lightning, ho fatto una vera cazzata a non... The planet will claim you. A non... la Madonna, che bella. E t'ho fatto il parry. Enjoy. Shit. Via. Cazzo. All good. All good. Here we go. No, 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 no. Steady. Ti faccio il parry, uno contro uno. Cazzo, però adesso si è arrabbiato lui. Do you dream of me? L'ha tirata prima lui, è stato molto bravo. Need a light. You're done. Vabbè, meglio che niente, ma non gli sto facendo danno assolutamente. Cazzo. Perché piangerai per me? Sefiro, perché sei... Devo curarmi. No, ma vale la pena stare in... stare, vedi? Andare di parry. Madonna, che sberla. Siamo quasi al limite. Facciamo un tabula rasa. Adesso mi tiro i meteoriti. Ma le meteo, ok. Ecco! Sì! Ok, è arrivata... Non so about me. Good to go? È arrivato il vero boss finale qua. Guarda che lo sta ghiacciando, grande Tifa. Vai, Sefiro. Lui ride. Be gone. No, scusa, hai ragione. Non volevo, to. Bio. Dai, ma non ci crede nessuno. Io ci provo, voglio crederci. Vediamo. Resistente, ovvio. Madonna. Bello che c'è l'effetto in tempo reale del ghiaccio, bellissimo. No, no, vai con lei. Madonna. Sì, vabbè. It's nothing, sì, sì. Toh. Facciamogli una rigenera, va, quelle, quei ragazzini qui. Allora, la bio è stata inutile. La lentezza funzionerà su di lui? Sarà resistente, sicuro. Resistente, ovviamente. Non ho fatto il parry. Dai! Oh, là. Merda. Ok, fortuna che mi ha fermato l'energia, perché... Oh, oh, one winged angel. Sì, ma non è il Sefiro che... Aerith! Boh. È un po' strano questo Sefiro.
Non lo so, non mi finisce. Oh, the memories. Non mi finisce. Mi hai mangiato la... Mi ha mangiato la... l'energiga. Mi ha mangiato i PM, ma non è stata fatta. Mi sta curando lei. Porca puttana. Merda. Merda, sei forte. Devo invocare. Merda. Fortuna che mi cura. Io nel dubbio. Don't overdo it. So it's my turn? Veramente forte. Oddio! Oddio, col gallone fuori. Allora, quando morirai, perché morirai, ti rialzi e gli tiri una... Merda. L'ha curato, no? Ma non è di fuoco, se però anche perché ho la spada di fuoco io. Madonna, che casino, non si capisce niente. Aerith, Ride for me. Ok. Tanto chiama Carbuncle, che abbiamo bisogno di... Why don't you lead the way? Mi sta sciogliendo. I'll take care of them. Grazie, grazie che mi hai fatto lo scudo, Carby. Ok, ci siamo. Rinascita, Tifa. You'll feel better in a second. Tagging out. Caro Curaudo, è venuto il momento di... Porca la puttana. E niente, tanto cura. Porca troia. Not throwing in the towel. It's on you. Here goes. Bring it down. Fulgore di diamante! Ci cura, vero? Anche un po'? Sì, ci ha fullati! Grande Carbuncle, figa! Il numero uno, Carby. Ascolta, Carby, però, dimmi di più. Dimmi di più. Quello là non ha niente, fai così, guarda. Fai un turbo ether a Claudio. My turn. Don't look away. Get ready. Ero di schiena. Questa non penso che sia parabile, forse. Adesso te la blocco perché ti faccio un'abilità limite che passa in primo piano. Boia, proprio passato da parte a parte con lo spadone. Cazzo. Adesso ti becchi quella di Tifa. Dai che è stremato. No, non è stremato un cazzo. Questo non lo stremerai mai. Mai. Catena rapida. No, brava, brava, madonna Tifa. Tanto capiccia poi questo qui, porca troia. Claudio, mi fai una... un'energiga per tutti, via. Dai, togliamoci il dente. Fammela gira. Fammela gira. Falla gira. Per tutti, vai. Mm.
Tallonata la senti sempre? Eh sì. Enjoy. This one's for you. So long. Bello! Scenografico, cinematografico, merda, Curaudo sta morendo, curate. Brava, brava, cazzo. Ce l'ha con me. Siamo proprio fidanzatini, siamo. Merda. Ha ucciso Tifa. Merda. Torna Tifa. E adesso fammeno ancora. Bravo. Bravissimo. Proprio nel momento migliore. Via via via. Sono bello distante, me la godo un attimo. Porta dell'inferno, no. È ridotto. Porco cazzo, si è teletrasportato qui. Ma l'ha affettata malamente. Godo. T'ho intercettato, bastardo. Ma quante botte comunque ragazzi, è una roba assurda. E niente, rigene. Sempre meglio prendere Tifa, eh. Brava. Merda. Ah beh, guarda, questa spacca tutto. Oh, gli escono i numeri, eh. Ah, scusa, stavo guardando il fondale io. Perdonami, cazzo. Ma sai, contro le magie secondo me lui è abbastanza... Cioè, una full goga gli ha tolto 774. Ti direi. Aspetta che carichiamo un attimo e facciamo una preghiera. Cazzo è andato? Non ti vedo. Non so se l'ho preso, ma sicuramente no. Porca puttana, il fuoco comunque, ragazzi, OP. Se uno ha un dubbio, fuoco. Ormai alla limit, quindi non mi curo. Eccola qua. Vento guaritore. Cazzo. 60 HP mi sono rimasti. Per fortuna ho messo le vitali in più. Bello, ha cambiato la luce. Ray Tracing per lui. Che non c'è comunque per lo stesso. Dai! Le prendi, Sefirotto. Le prendi, le prendi. Boh, non mi convince quel Sefiro qua comunque. Welcome back. Bello. We can do this. We can. We can change it. Make it right. Non lo so. Hey!
quickly. Depilatissimo sotto l'ascella, madonna, brasiliano. Non lo so, non lo so. C'è qualcosa che... Ho appoggiato il pad. Vediamo se sarà una scelta opportuna. Qua c'è un bello Stargate. No, non mi convince tantissimo questo Sephirosso. Ok. Ok. Careful now. That which lies ahead does not yet exist. Our world will become a part of it one day, but I will not end. Nor will I have you end. Madonna, proprio una gay storia. The edge of creation. Cloud, lend me your strength. Let us defy destiny together. Cosa? Ma no, ma non è Sephiro questo. Never. Non è Sephiro. C'è lo scontro Goku contro Freezer su Namek in fiamme, vabbè. Fa anche i movimenti ultra rapidi, è proprio Goku. Vabbè. Però preferisco quei combattimenti qua che quelli di Advent Children, o come prima quando volavano. Un po' la Matrix Revolution, che sembrava appunto della gola. La spada Potence qua ci sarebbe stata bene, lo ammetto. Touché. Time enough for you, perhaps. Join me. But what will you do with it? Let's see. Porca puttana, se ci sarebbe stata bene. Cazzo. vabbè. No, è molto carina anche quella spada lì, devo dire la verità. Mr. Vice President. Mr. President. That's right. Ah! Non gli ha risposto perché l'ha chiamato Vice Presidente. Zoccolona che questa qua. No, è bello, mi sta prendendo. Ci sono giustamente delle notevoli differenze. È che Sephiro mi sembra quello dei personaggi un po' più... strani, ma anche perché forse nel classico alla fine non è che aveva tutta questa caratterizzazione, appunto, non era quasi una leggenda. Qua invece, insomma, oh cazzo,
Oh mio Dio, no. Ma vuoi farmi morire? Vado fuori in esercito, da solo. Wait. Was that all of them? Hey Cloud, do you see that? Oh, cazzo. Perché questa cosa? So che chi non conosce la storia, chi appunto magari non ha fatto né Final Fantasy VII classico e men che meno Crisis Core per la PSP, si starà chiedendo: sì, vabbè, ma di che cazzo ti stai? Dimmi perché ti senti stranito, perché ragazzi quello è Zack Fairy, è il protagonista di Crisis Core, che è il prequel di Final Fantasy VII classico, in questo caso anche di questo remake, e quella era una scena in cui il nostro Zack, per determinati motivi, diciamo passava il testimone a Claudio, ok? Diciamo che è un po' diversa. Sembra come una sorta di... universo alternativo, parallelo, anche perché quello è il passato. Qui invece ci sta facendo vedere il presente e dopo i nostri cazzi abbiamo rimesso a posto le cose. Sembrerebbe. Dai, si sono salvati. Impossibile. No, Jesse, impossibile, dai. Ma lui c'è. Ma c'è Marlena. Marlena torna. Marlene. So, what now? C'è qualcosa che... c'è qualcosa che mi puzza un bel po'. As long as he's still out there, I... Si sono rimessi le armi, perché vedi, perché non è grafica di gioco, non è in tempo reale, quindi essendo pre-renderizzata, loro l'hanno disegnata, l'hanno prodotta così. Quindi con le armi originali. Count me in. If it's to be a hunt, you could use a nose like mine. Ok, la vera avventura comincia qui, quindi. Effettivamente è stato un prologo questo remake. Ok, già qua hanno cambiato
Magari l'adattamento o la traduzione, però prima l'ha detto palesemente. No, lui non vorrebbe distruggere il mondo. Il problema è che non capisce che è la sua stessa presenza che porterà il mondo a distruggersi. Ah, orca puttana. Almost there, Cloud. We're almost there. Merda, no, bellissima. Comunque mi stavo confondendo io prima su quella scena là. Lui effettivamente vince contro i soldati, anche se si è messo malissimo. Tipo i soldati, era un esercito, I miss it. eh. Era tutto The l'esercito della steel scena. sky. Ok, qui praticamente appunto i ricordi e lo sconosciuto viaggio continua. Eh sì. Ci prendiamo anche un bel copyright sicuramente, ma fa lo stesso. Arrivo subito. Benissimo, possiamo parlare tranquillamente. Vorrei... No, niente. Allora, il discorso è che appunto, secondo me, a parte i momenti in cui mi posso essere confuso io, appunto, questa fase qui con Zack, effettivamente va così. Ve lo dico, ragazzi, se non lo sapete. È ora che voi lo sappiate, Zack purtroppo muore. Claudio prende il suo posto. Claudio all'epoca di Crisis Core era un soldato semplice, non era un soldier. Diciamo che si spaccia come soldier da appunto dopo gli eventi di Crisis Core. A parte questo, c'è stato un attimino che appunto voglio capire se è un problema di adattamento, se è un problema di scrittura o se magari. Niente, l'hanno fatta così, amen. Harry appunto dice, no, lui non vuole distruggere il mondo. Lui non vorrebbe distruggerlo, però sa, è come se ti lasciasse intendere che lui sa che il mondo finirà. Ok? Piccolo spoiler, pensate al simbolo che c'è nel titolo Final Fantasy VII e c'è un simbolo, no? Ogni Final Fantasy è rappresentato nel titolo da una figura. Nell'8 c'è Squall e Rino abbracciati, nel 10 c'è Yuna che fa la danza, quella lì degli antichi, del Cristo Re. In questo qui che cosa c'è? Ok, non ve lo dico apertamente, però in poche parole il mondo deve finire. Io sinceramente non ricordo se in effetti questa fine sarà data da anche dal discorso che Sephiroth è sulla Terra. Secondo me, da quello che ricordo, deve finire. Punto. Detto questo, perché me lo presenti in un modo e dopo poi mi dici, ah, ma lui vuole distruggere il mondo, quindi cazzo, alleiamoci e facciamolo fuori. No. Max Mittelman, hai una voce incredibile, però non è vero perché... Sì, noi l'abbiamo sentito in inglese, quindi Max Mittelman, benissimo. Ottimo. John DiMaggio. Ok, preferivo la fanfara, sinceramente. Andiamo a vedere se... Strade del destino, trofeo guadagnato, capitolo 18 andato. Ora che hai completato l'avventura puoi ricominciare a giocare dal capitolo che preferisci mantenendo i progressi dei personaggi, delle armi e delle materie. Approfittane per portare a termine le missioni in sospeso per scoprire aspetti della storia ancora nascosti. Grazie. Per scegliere da dove ricominciare a giocare apri il menu principale, selezione capitoli. Ah, ok. Modalità difficile. Quando ricominci a giocare puoi scegliere questa modalità. Ok. Sì. Infatti per avere il platino devi farli tutti a difficile. No, mi ha lasciato un attimino così il discorso di Sephiroth, perché appunto
mi è sembrato un po' strano, un po' troppo umano confronto al Sephiroth che ricordavo io, che era sempre distaccato, era sempre per i cazzi suoi. Cioè, questo è un Sephiroth che sembra abbia avuto un'involuzione, nel senso, appunto, io che ho fatto Crisis Core, questo Sephiroth lo vedevo bene lì. Perché era un soldier, era il soldier di classe S, number one, intoccabile, Cristo Re, bla bla bla. Però ancora lavorava in squadra, perché lui non era conscio della sua natura. Quindi era una persona, sicuramente, che si faceva i cazzi suoi, però comunque c'era, nel senso per la squadra, anche solo il rivolgere la parola o comunque accettare missioni insieme alla squadra, ne prendeva parte, ecco, a tutto questo. Mentre invece poi quando sono l'avvenire di determinati fatti, lui proprio cambia totalmente, impazzisce, lui proprio impazzisce. E questo Sephiroth, che è appunto il Sephiroth post, Sephiroth post Crisis Core, però aspetta un attimo. Sì, lui ha già, lui appunto, sì, no, dovrebbe essere già il Sephiroth fuori di testa. Lui è già il Sephiroth fuori di testa. Non mi è sembrato così fuori di testa. La quantità di ESP ottenibili in battaglia viene raddoppiata, quelli di PA per le materie triplicate, la Madonna. Ah, bene, bene. Ti rendono un po' più facile. No, vabbè, questo qua di Yuffie non me ne frega un cazzo. Ti rendono un po' più facile mandare su i personaggi. Signori, salva. Direi, qua il dossier me ne mancano alcuni. No, uno l'ho completato, è che devo portarlo dal tipo. Me ne mancano due, guarda. Mancano due, poi siamo a posto. È stato bello. Tutto il resto, come l'hanno riproposto, giustamente per, ma no, salva pure qua. Giustamente per renderlo un po' più moderno, devo dire che non mi è dispiaciuto, ecco. In questo momento non puoi chiudere il menu principale, usa la funzione selezione capitoli dalla voce sistema. Se torni a schermata del titolo senza salvare i dati, no, non li ho salvati. Oh, Madonna. Quando visiti un capitolo con selezione dei capitoli, gli sviluppi della storia delle missioni precedenti vengono temporaneamente annullati. Va bene. Cosa vuol dire questa roba? Ci ho lasciato un disco qua, mi dice. Sono le cose che mancano, non ho capito. Cos'è il per 2 lì, il libretto con per 2, per 6, per 1? Sono le missioni che mi mancano? Non lo so. Comunque mi manca un disco in tutto. No, due dischi. Ne ho lasciato uno qui e ne ho lasciato uno qui, bastardo. Va bene. Posso uscire? No, non puoi. Così. E o bestemmio, eh? La vedi qua, che cosa c'è? Signori, è stato bello. È stato bello. Sì, selezione dei capitoli qua ti dice. Niente, volevo andare in una schermata bellina, stiamo in questa. È stato bello come abbiano deciso di riproporre la storia. Sono d'accordo con quasi tutto. Devo capire un po' meglio questo Sephiroth, ma magari sono appunto io che mi mancano. Oddio, quindi si può andare. È a Peiron, puoi andare sopra ai 9000 HP? Ah no, ma questo è per fare il livello, i punti vita sono giù. Infatti, mi sembrava strano che fosse come Final Fantasy X. No, mi è piaciuto molto lo scontro finale. Carino, forse mi è piaciuto di più quello con i tre cavalieri dell'Apocalisse e quello grosso, anche se faceva molto Final Fantasy XV, però non mi è dispiaciuto. Quello con Sephiroth, cosa vuoi? Ripeto, lo vedo strano quel Sephiroth qua. Lo vedo molto strano, però per il resto bello, 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 bello.
Mi è piaciuto, ve lo consiglio assolutamente. Speriamo appunto in un capitolo 2 a breve, non troppo breve, però che arrivi, che sia ben fatto come è stato fatto bene questo. L'unico difetto grosso del gioco, secondo me, i filler. I filler, ci sono troppi punti, troppe mappe che vengono riproposte, troppe meccaniche che vengono riproposte come esplorazione e come portare avanti la storia, la campagna. Peccato, per il resto è ottimo, 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 mi è piaciuto molto. Signori, io vi ringrazio. Questo ending abbiamo appunto, abbiamo fatto un salto nel passato, siamo tornati ai video costanti anche per qualità grafica un po' più alta e per comodità mia. Abbiamo finito Final Fantasy VII Remake, io vi invito a farvi sentire nei commenti, come al solito noi ci vediamo nella prossima serie, una prossima avventura, sempre sul canalissimo. Ciao e grazie mille per tutto. Ciao ciao.